Questa cosa è diventata un po' fastidiosa. Grazie di essere morto. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Virtuale Zone 2. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Lo scorso episodio abbiamo devastato completamente le naghe. Adesso non mi ricordo neanche quante ne abbiamo fatte. Basta guardare le teste che abbiamo trovato della naga. Mi sembra fossero 4, perché una poi non è uscita. Eccola qua, Naga Trophy 4, perfetto. E direi di metterla da qualche parte, tipo qui. Ma sì, guarda che bella, il trofeo della naga. Potremmo metterla su ogni porta, tipo una qui, una lì, una qui, una qui. Sarebbe bene effettivamente. Lo scorso episodio ho notato che comunque la mia armatura, per quanto sia messa molto bene, si era completamente rovinata. Nonostante fosse al pieno della sua come si può dire, al pieno della sua forma. Quindi oggi ci buttiamo e facciamo un po' di armature migliori, tipo questa. Questo si fa così. Quindi uno. Beh, porca puzzola. Per fortuna ho questo qui, tra l'allero lì. Ciucciamelo. Poi questo. Facciamo così. E facciamo questo qui. Perfetto. Ora, tecnicamente, dovremmo avere già un'armatura migliore solo in questo modo. Solo così, che a parte che è wow, dovremmo avere già un'armatura migliore. Però noi ci mettiamo a potenziarla ancora. Quindi ci vuole questo qui che fa così. E ci prendiamo quello di Red Matter. Poi credo che questa vada così. Vediamo, utility. Perfetto. Questo utility così. E questo utility così. Perfetto. Ora abbiamo un'armatura ancora più potente. Peccato che non si possano enchantare. Credo di no in realtà. Vediamo subito. Non penso, ma controlliamo. Infatti, non importa, perché sono armature molto ottime. Poi ci mettiamo a fare anche qualche strumento della Project T prima di andare avanti. Abbiamo più Red Matter di Black Matter, perché i Black Matter li ho bruciati un po' per poter potenziare le mie stanze. Poi capirete cosa intendo. Allora, questo va qua. Si fa così ed ecco la spada. La spada si potenzia così. Ho detto, la spada si potenzia così. Ecco fatto. Poi vediamo. Allora, facciamo così. Sì. Project. Allora, mi serve questo. Ne facciamo uno. Poi mi serve questo. Ne facciamo uno. Poi mi serve questo. Ne facciamo uno. Poi mi serve questo. Ne facciamo, direi, non 10 ma 1. Poi mi serve questo. E ne facciamo 1. Ok, ora dobbiamo potenziarli con Red Matter. E si fa così. Questa. E diventa questa qui. Stiamo per finire Red Matter. Poi utility, questa si potenzia così. Poi questa. In questo modo. Questo in questo di modo. E questa così. Perfetto. Ora, se non sbaglio, possiamo fonderle tutte assieme. Abbiamo il Red Matter, direi di sì. Cosa mi manca? Vediamo subito. La pala, la spada. Ok, non me la fa mettere, quindi immagino che devo mettere tutto io a mano. No, qualcosa manca. Forse devo metterli nella giusta posizione. Proviamoci. Ok, abbiamo fatto il Red Qatar.
che è praticamente più potente di questa potenziata al massimo. Fa praticamente tutto quello che c'è al suo interno, quindi fa sia da spada che da ascia, che da cesoie, che da zappa. Ed è potentissima, un 23 di attacco è comunque tanto. Poi stessa cosa con questo, vediamo, la pala ce l'ho? Cos'è che mi manca? Utility? Il martello? Ah, il piccone, abbiamo dimenticato la cosa più base di tutte. Non ho più Dark Matter, quindi ne prendiamo un po'. No, ho sbagliato. 20 Dark Matter. Allora, Dark Matter, il piccone, eccolo qui, ne facciamo uno. Poi, aspetta, forse, fammi indovinare, ho sbagliato con gli achievement. Allora, no, ah no, basta che arrivo al piccone potenziato, fantastico. Poi, utility, si fa così. E infine, utility, si fa, immagino di no, utility, martello. Pala, piccone, red matter. Perfetto, abbiamo il red morning star. Stessa cosa, 20 di attacco, è già più potente di questo. Però questo fa la stessa cosa di questo. Fa sia da martello che da piccone che da pala. Utile. E ce lo mettiamo qua dentro, non nell'altro. Perché lo zaino, se moriamo, lo perdiamo. Se moriamo con questo, questo finisce direttamente nella tomba almeno. E non lo perdiamo. Poi, una volta fatta tutta questa bella roba, ci svuotiamo di tutta l'energia. No, sbagliato. Prendiamo le 4 Claystar Sphere e creiamo la nostra primissima Omega. Praticamente mi sa che abbiamo fatto tutti gli achievement possibili della Equivalent, ovvero della Project E. No, in realtà no. Oh, cacchio. Vabbè, questa ci metto 2 secondi a farla, però ci mancano le fornaci, questa qua, perché non so perché non me l'ha presa, però fa niente, ci metto 2 secondi a farla, non la faccio adesso ovviamente. E poi abbiamo completato tutti gli achievement, perfetto. Sempre belli i fuochi d'artificio. Allora, questa armatura la ringrazio, la mettiamo via. Questa è quasi piena. È bello però il fatto che sia lì nel muro incastonato. Mi piace come l'ho fatta. E questa la mettiamo a caricare, perché non vorrei mai perderla. Anzi, prima gliela insegniamo. Ecco, ha fatto. Che 3 milioni qua dentro sono niente praticamente. Poi vediamo i diamanti, li mettiamo via. Questi li mettiamo via. Vediamo cos'altro mi deve servire. Sì, mi svuoto dell'energia, diciamo proprio di sì. Prendiamo questa però prima e ci svuotiamo. Ok, ora tecnicamente siamo pronti, però prima vorrei fare, a parte curare anche questo, vorrei fare un'ultima cosa che si chiamano protection, no, doll, boh. No, com'è che si chiamavano? Vabbè, cerchiamo Angel, credo. Sì, eccoli qua. Pocket Angel e Pocket Devil. Questi praticamente sono 2 piccole protezioni aggiuntive al nostro arsenale, possiamo dire. Sì, perché questi ci proteggono dagli effetti negativi. Adesso non so se uno vale l'altro, però noi li facciamo entrambi. Quindi ci servono 2 di questi. Mi riprendo i diamanti per fare le armature. Poi mi servono 2 piume e 2 di questi. E la glowstone e questo qua. Perfetto. Mi servono 1, 2. Ah già, prima le armature. Una. Sì. E 2. Ecco fatto. Poi questo qua. 1, 2. E l'occhio dell'Ender. Ecco qua il Pocket Devil. Poi questo qui, questo qui, questo qua. E le piume. Le piume che sono qua. 1 e 2. Ecco qua il Pocket Angel, che in realtà è Kid Icarus.
Il Pocket Devil mi sa che è un diavolo tanto per... E basta, questi ce li teniamo per la nostra sicurezza. Questa spada è utile per adesso, però questa qua ci permette di ammazzare qualsiasi cosa con un colpo praticamente. All mod. E la potenziamo a bestia. Quindi andiamo. Aspetta. Ok, niente. Andiamo. Casa Twilight. Perfetto, siamo pronti per entrare dentro il castello. E sarà un lungo cammino entrarci. Vediamo. Non vorrei sfondare le mura. C'è un'entrata? Non credo. Penso che le entrate siano queste. Esatto, come sempre. Ok. Iniziamo la nostra esplorazione. Sì, dai, ammazziamo uno zombie con un colpo. Hai voglia che questo è utile. Allora, una cosa. Queste bamboline ci proteggono da vari effetti, tra cui... Ehi. Oh, c'è una strega. Non c'è più la strega. Tra cui... Depotenziamola un po'. Il wither, il veleno, non so se però nel proteggerci si consumano altro, non lo so, adesso vediamo. Se tipo, ah beh, c'era la strega, potevamo provare. Se tipo la strega ci avesse avvelenato avremmo potuto vedere. Questo mi sembrano i ragni delle caverne. Se ci sono i ragni delle caverne che loro avvelenano, proviamo. Oh, pozioni, ok, che le buttiamo via per adesso. I ragni stanno morendo. Ottimo questo Qatar comunque. Certo, preferisco avere i miei oggetti che ho creato, però... Oh, è sempre utile. I quadri me li rubo se non ti dispiace. Ci vuole niente a farli, però... Me li prendo io. Aspetta, dentro sta fontana c'è qualcosa? No. Ci abbiamo provato. Grazie. Ok, il nostro cammino inizia da questa scala. Ah no, sono i ragnetti quelli viola. Non sono neanche... Niente di che. Peccato. Gli scheletri però sono fastidiosi. Grazie di essere morto. Aspetta, se metto... Ok, se metto solo stile diventa solo spada, perfetto. Sti ragni io li lascio vivi, magari li posso rubare come spawner. Ok. No, in realtà, vabbè, proviamo a potenziarla. Rompe sempre gli oggetti, però almeno così colpisce solo i nemici. Ok, questo è di zombie. Lo rompiamo perché non mi interessa. Cosa? Ah, i libri incantati, vero. Mi ero dimenticato della loro esistenza, stronzo. Qui c'è un'entrata, vediamo. C'ho qualcosa per poter entrare? Sì, mettiamo la fence qui. Un genio. Sono un genio. Allora, rimettiamoci i pocket. Qui c'è una stanza con un albero, ok. E delle altre scale. Mettiamo le torce, almeno so dove sono stato. Qui c'è una scala che ci porta in uno studio. E c'è un libro incantato. Un altro libro incantato. Ok, e basta, non c'è nulla qui. Torniamo di qua, saliamo qua sopra. Ok, un'altra chest e un'altra scala. Ok, golden helmet non mi interessa, ma lo prendiamo. Ok, un'altra stanza con altre pozioni. Un'altra chest con uno Charm of Keeping. Ah, Charm of Keeping 3. Non so cosa facciano, ma me li prendo lo stesso. E basta, mi sembrava di aver visto un'altra scala. No, era solo una mia immaginazione. Ok, questa era la prima scala. Saliamo qua sopra, vediamo cosa c'è.
Ok, qua nulla. Ma di qua c'è l'entrata. Lì c'è questa scala. Ci andiamo subito. Ah, fanculo, ho sbagliato. Ok. Una libreria che verrà abbattuta immediatamente. Ok, qua c'è il buco che ho creato poco fa, vediamo. Non c'è niente di nascosto a parte quella cesta. Ok, pozioni, come sempre. Questa me la rimetto qui. Un sacco di libri. Però c'è anche questa stanza con della lava. Qui ci sono altre scale che vediamo dove ci porteranno. Ci porteranno di qua, che ci fa salire. Quindi mi sa che siamo nella direzione giusta. Mi sa che siamo nella direzione giusta. Quella di pietra non portava da nessuna parte, a parte qui, che fa salire questa prima parte di torre. Ok. Sai che scazzo costruirsi una casa del genere? Controlliamo anche i soffitti, che non si sa mai che magari c'è qualcosa di nascosto. Infatti, qua c'è questa armatura dorata del Q che non ci serve a nulla. Questa spada fa cagare, non ci serve. Andiamocene di sotto. E torniamo dove eravamo prima. Mi puoi avvelenare, per favore? Che palle. Mi sa che o ci sta provando ad avvelenarmi. Dai. Eh sì. Cioè, mi ha avvelenato per... Cioè, me le sta lanciando, ma le pocket mi stanno proteggendo. Proviamo, scusa. Vai, lanciamela. Ok, proviamo. Sì, ok. Vediamo adesso questa. Vabbè, facciamo un po'. Perché adesso voglio vedere se funzionano entrambe o ne serve solo una. Vai, lanciamela. Lancia. No, ok. Quindi hanno effetti diversi. Va bene. Va bene così. Quindi puoi morire adesso. Dopo provo ad andare di nuovo sul sito dove l'ho scaricata. E vedo. No, mamma mia, stavo per cadere di sotto. Dopo vedo cosa fa una e cosa fa l'altra, perché non mi ricordo già più. Prendiamoci tutta l'esperienza, non vorrei abbandonarla qui. Ok, siamo in cima alla torre. Quindi quella parte è fatta. Lì c'è il boss. Liberiamoci della roba inutile. E ci prendiamo l'arco. Però vorrei provare a fare una cosa. Vorrei provare a fermare di nuovo il tempo. Come mi ricordavo. Dai, lanciami una magia. Perfetto. Devo rilanciargli contro la roba, quindi. Penso sia indifferente quale, però. Ok, ha ancora tre scudi. Ah, ok, devo lanciargli quella Ender Pearl, però. Ha ancora tre scudi. Quanti? Due adesso. No, sempre tre. Ma quale gli devo lanciare? Quella esplosiva o l'altra? Non mi ricordo. Ok, un altro scudo è andato. Ah, se vi mettete così e io è impossibile che la prendo. Perfetto. Muori. Porca miseria. Sì, morto. Grande partita. Abbiamo fermato il tempo e l'abbiamo ucciso, proprio come volevo. Qua c'è qualcosa? No. Però abbiamo ottenuto
anche la testa del Lich. Lich. Come si dovrebbe dire tecnicamente. Lich, Lich, chi se ne frega di lui. Mi prendo questo quadro e signori, vi ringrazio per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, oddio, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.